Il Teramo si illude per un quarto d'ora, ma finisce rimontato e battuto 2-1 da una San Benedettese che fa fruttare un finale di gara spietato e rabbioso. Un epilogo che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Maurizi, scioltasi proprio sul più bello. Gara dai due volti, noiosa nel primo tempo, scoppiettante nel secondo. Nella San Benedettese out l'ex Ilari, squalificato, c'è Rocchi in mediana, mentre Genonese parte dalla panchina. In difesa Biondi preferito a Zaffagnini. Sempre senza speranza, il tecnico teramano Maurizi fa debuttare il neoattaccante Sparacello in coppia con Zecca. L'altro nuovo, Giorgi, inizia dalla panchina. Splendido il supporto dei 500 tifosi biancorossi che danno voce e colore al settore ospiti del Riviera delle Palme. Le due squadre si affrontano con uno speculare 3-5-2 e nel primo tempo in pratica si annullano. Un filo meglio la Samb nel primo quarto d'ora, un filo meglio il Teramo nella metà della prima frazione, ma di azioni da gol neanche a parlarne fino al 38esimo, quando Calderini elude la risalita non perfetta della difesa teramana e in posizione regolare calcio di prima intenzione, forte ma centrale, e Lewandowski è bravo a tenere il pallone. È l'unico sussulto di un primo tempo anemico, ripresa di tutt'altro tenore. Roselli inserisce subito Genonese per Caccetta e l'avvio di tempo della Samba è rabbioso. Calderini al terzo ha un'altra opportunità sul filo del fuorigioco, ma Lewandowski ha ancora la meglio. Risponde il Teramo col solito De Grazia, azione personale e sinistro che finisce sul palo esterno. Un minuto dopo Di Massimo incorna al lato il traversone di Rapisarda. Quindi al decimo il Diavolo ci riprova con il sinistro alto di Proietti. Il Teramo insomma risponde colpo su colpo, placa la sfuriata della Samba e passa al 24esimo con un'azione di rimessa, rifinita da Sparacello per la volata di De Grazia, che a tu per tu con Pegorin infila la sfera sotto la traversa e fa esplodere i tifosi teramani per il vantaggio biancorosso. Prima attesa rete in trasferta per Lorenzo De Grazia, centro che vale doppio per le origini ascolane del centrocampista. Colpita la Samb che poco prima aveva inserito Stanco e Russotto cambiando le due punte. Proprio l'autore del gol lascia il campo al concittadino Giorgi per un problema muscolare alla mezz'ora. Giorgi accolto da una bordata di fischi, mentre al 31esimo il Teramo rischia quando Rocchi non riesce a risolvere una convulsa mischia. Maurizi mette dentro anche Mantini e Di Renzo, ma le mosse non pagano perché al 39esimo la Samb pareggia proprio con i nuovi attaccanti. Russotto sfonda a sinistra e centra per Stanco che irrompe e insacca. E il peggio per il Teramo deve arrivare perché al 44esimo la Samb ribalta tutto con la prodezza di Mirko Vinceli sugli sviluppi di un'azione d'angolo. Un'acrobazia che fa esplodere il Riviera delle Palme e gela il Teramo che ha un ultimo guizzo con neoentrato Barbuti, la cui conclusione viene murata. Così fa festa la Samb, al Teramo restano gli applausi del proprio pubblico per una prova comunque discreta, ma martedì con Limonese serviranno i primi punti del 2019.